è lux, ovvero l'essere di luce, un essere di luce. Dio, che bello, l'amico Enrico Furlan vi ha inviato un affascinante articolo scritto da Corrado Malanga. Io questo articolo scritto da Corrado Malanga ve lo metto come link nel riassunto di questo video. È una meraviglia, cari amici, è una meraviglia. Un essere di luce, cioè il creatore crea un essere di luce. E poi la storia continua. Allora, io ritengo che tutto ciò possa essere in sintonia con la fisica contemporanea. La fisica contemporanea è quella che parte con, inizia con Werner Heisenberg, il principio di indeterminazione del 1927. Da quel momento in poi la scienza ha smesso di fare chicchirichì. La scienza ha smesso di fare chicchirichì, perché con il principio di indeterminazione di Werner Heisenberg 1927 si torna al filosofo di Königsberg, cioè si torna a Immanuel Kant, il quale nelle sue tre critiche, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, la critica del giudizio, aveva detto che noi mortali e possiamo conoscere solo le apparenze, non le sostanze. Noi possiamo conoscere solo i fenomeni, non il noumeno, non lo possiamo conoscere. Sì, lui era un filosofo, un grande filosofo, ma aveva già anticipato il grande fisico premio Nobel e Werner Heisenberg. L'aveva anticipato, anche se non aveva le apparecchiature di Werner Heisenberg. Immanuel Kant aveva anticipato Werner Heisenberg, e Werner Heisenberg, col suo principio di indeterminazione, ha detto sì. Immanuel Kant aveva ragione. E da allora in poi gli scienziati, i fisici soprattutto, hanno abbassato la crista, l'hanno abbassata la crista, e ci si deve accontentare. E io recentemente a un giovane che mi contestava, gli ho detto: caro, noi siamo immersi nel mistero. Lo scrisse Max Planck, Max Planck mica l'uomo dalla strada, Max Planck è un premio Nobel per la fisica, e Max Planck disse che gli uomini non possono scoprire il mistero dell'universo, perché gli uomini fanno parte di questo stesso mistero. Sì, dal 1927 in poi, da Werner Heisenberg in poi, e gli scienziati, nella fattispecie giuridica concreta, i fisici, hanno smesso di pensare di conoscere tutto. No, ci si deve accontentare di conoscere poco. E il resto, beh, insomma, questo articolo di Corrado Malanga mi è piaciuto tantissimo. Egli parla di un essere di luce, lux. Ah, che io, se io fossi stato Dio, non l'avrei creato il mondo materiale, avrei creato un mondo solo spirituale, un mondo di luce, anch'io, un mondo di luce. E gli esseri umani non li avrei creati così come siamo fatti noi. Se io fossi stato Dio, non avrei creato noi esseri umani. Ma io avrei creato gli esseri umani fatti solo di luce, anch'io. E insomma, e tutto ciò comunque mi riporta al grande Plotino che visse
tra il 200 e il 300 dopo Cristo. Dio, quanto è grande Plotino! E Plotino si ritrova poi tra i mistici, tra i filosofi mistici, e Frithjof Capra. Frithjof Capra, nel suo, è un grande fisico, Frithjof Capra, nel suo libro Il Tao della Fisica, per l'appunto dice che i misticismi orientali e quelli occidentali hanno anticipato di parecchi secoli le scoperte della fisica contemporanea, capito? Vabbè, caro Enrico Furlan, cosa vuoi che ti dica? Io sono qua nel bar dei cinesi, ho 76 anni compiuti, che sono nato il 7 febbraio 1940, sono qua che aspetto di andare a finire la mia vita in una casa di riposo e poi di conoscere ciò che ci sarà nell'aldilà, ok? Bene, grazie cari amici e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.